Vogliamo presidente! Vogliamo! Vogliamo! Vogliamo presidente! Vasche di espansione al posto di campi coltivati, monta la protesta degli agricoltori di Cipagatti che rischiano di vedersi espropriare di 120 ettari di terreno fertile, terreno che rappresenta lavoro e sostentamento per tantissime famiglie. In effetti qui si parla di espropri che in realtà non sono neanche degli espropri veri e propri, perché il terreno rimarrà in capo ai proprietari e quindi non verranno neanche pagati per realizzare queste vasche. Sono diverse vasche per un totale di 120 ettari di terreno. La maggior parte delle aree verrà scavata, modificata, per cui a detta di molti dei più i terreni non saranno coltivabili, però rimanendo in realtà nelle mani dei proprietari, i proprietari si ritroveranno così con nulla in mano, ma anzi la maggior parte di loro di questo lavoro vive e sopravvive. Cosa succederà dopo questo primo incontro? Il comitato Via si è espresso con parere favorevole ma con diverse prescrizioni, soprattutto da parte dell'ARTA, perché c'è una problematica anche inerente a rifiuti. Ci sono state dalle analisi fatte sui terreni e in falda si è visto anche che in alcuni punti ci sono dei superamenti delle concentrazioni limite e quindi questa è un'altra problematica dell'opera. Adesso si è aperta la conferenza di servizi successiva alla via, dove noi come comune stiamo ancora ribadendo una volta il nostro no.